Benvenuti a Terra Madre, abbiamo qui con noi il maestro del gusto Borgiattino Formaggi, bottega storica in centro a Torino dal 1927. Cosa significa per voi essere maestri del gusto? Significa molto, soprattutto ci ha dato una certa visibilità sia nazionale che internazionale. Come detto prima, avete una bottega storica di formaggi in Corso Vinzaio dal 1927. Cosa significa oggi gestire una bottega storica a Torino? È sempre più difficile, vuoi per la ricerca del personale, che è sempre più difficile, e soprattutto, per esempio, all'inizio dell'anno abbiamo avuto anche un grosso furto, e quindi la sicurezza è uno dei cardini di grande attenzione, noi che abbiamo queste piccole realtà. Formaggi, cosa significa oggi fare e vendere formaggi di eccellenza? Come selezionate i fornitori? Andiamo personalmente a parlare in alpeggio con i fornitori, sono piccole realtà come noi, e quindi è sempre più difficile, perché tu hai bisogno di 100 forme e te ne danno 10. E il cliente poi dice: ma come, non ce l'hai più il Pleasantif, il Battlemat? Li devi spiegare loro che, essendo formaggi d'alpeggio, ovviamente il numero delle forme non è come le grosse case internazionali, che sono univoche da gennaio a dicembre e hanno lo stesso prodotto. Per noi il prodotto è stagionale, e quindi il cliente deve capire tutto questo. Grazie anche a questo ci siamo allargati 2 anni fa, ci siamo ingranditi non cambiando il numero civico, quindi sempre Corso Vinzaglio 29, si è liberato un bar che era accanto alla nostra realtà, e quindi possiamo permetterci di fare anche la gastronomia e la somministrazione sia ai tavolini sotto i portici sia con la sala all'interno del locale. Perfetto, ti ringraziamo. Stand di Terra Madre, buon Terra Madre.